Ce l'hai fatta! Brava! Buongiorno a tutti ragazzi, ormai mi conoscete bene e se non mi conoscete va bene, io sono mamma Claudia. Benvenuti in un nuovo video sul canale dei Cavalieri Family e il video di oggi piacerà sicuramente a tantissimi di voi. Ma fermi tutti. Intanto ve lo dovete vedere dall'inizio alla fine, perché in realtà nemmeno io so che cosa accadrà veramente. E poi, prima di continuare a guardarlo, dovete iscrivervi al canale Cavalieri Family. Sì, dovete farlo proprio ora. Ma che cosa faremo oggi? Io non sono sola, ragazzi. No, ci sono le mie due valide aiutanti. Ed eccole qua, la prima! Ti stiamo aspettando la prima. Ma le mie aiutanti già mi stanno sgridando, mi stanno aspettando, dicono. Comunque lei era Noemi, mi ha sgridato. Agli ordini Noemi, arrivo subito. E la seconda aiutante di oggi è qua ed è la signorina Aurora Cavalieri. Ragazzi, ormai mancano pochissimi giorni. A che cosa? Ma sì, mancano pochi giorni ad Halloween, l'abbiamo capito, ma non solo a quello, tra pochi giorni ci sarà il compleanno di Aurora! Quanti anni compi, signorina? 9. 9 anni. Ormai Aurora sta diventando grandissima e per l'occasione ci sarà una mega festa con gli amici, quindi mi raccomando, iniziate già a scrivere giù nei commenti gli auguri per Aurora e lasciate un mega cuore rosso per lei, ok? Ma vi mostrerò il contenuto del video di oggi, perché proprio grazie al compleanno di Aurora ovviamente ci dovremo fare belle, ma soprattutto loro si dovranno fare belle, e quindi oggi dovrò fare qualcosa che io non sono riuscita a fare fino ad oggi, ossia i capelli. Sì ragazzi, per me è una roba complicatissima, io non sono per niente brava, anzi meno male che ho i capelli lisci, devo dire la verità, quindi oggi farò i capelli alle bambine. Non sarà semplice, o meglio spero che lo sia, perché abbiamo una piastra che ci aiuterà a fare i capelli boccolosi. Io inizierei da subito scrivendo per esempio boccoli bambina. Vediamo che immagini escono fuori. Tu come li vuoi? Hai già un'idea? Ricci ma belli grandi. Ricci grandi, cioè boccolosi. Qua escono un sacco di boccoli. No, vabbè, qui sembri la regina Elisabetta, scusa Auri, qua è una roba così. Ma questa è una parrucca, non ci posso credere che una bambina sia così, con tutti questi boccoli. Vediamo qualcosa fattibile, vediamo questi. Eccoli. Questi è già più facile farli con la spazzola. Anche questo. Oppure, ma qua non si capisce niente, c'ha due corna in testa questa bambina, scusami. Prendi dei boccoli più facili, non si capisce, questa c'ha due cornini. Ecco, questo è fattibile, è un boccolo un pochettino più mosso, altrimenti è anche morbido, non è esageratamente boccoloso. Vediamo. Che cosa hai visto tu? Ecco, anche questi sono dei bei boccoli, molto morbidi. Diciamo che ho capito un po' il vostro genere. Ma fortunatamente oggi mi sarà di grandissimo aiuto la piastra. E ora ve la faccio vedere, perché se non mi aiuta questa piastra io credo che non riuscirò mai a fare i boccoli alle mie figlie. Ciao ragazzi, finalmente possiamo incontrarci. Eh sì papi, l'11 novembre saremo al Teatro Atlantic di Torino per un fantastico show insieme a tutti voi. Mamma, ci siamo anche noi. Ma certo, vi aspettiamo tutti. Andate a prendere subito i biglietti su Ticket One. Vi lasciamo il link giù in descrizione. Noi siamo i Cavalieri Family! Vi aspettiamo! Ciao, a presto! Allora, la piastra in questione è proprio questa e ha diversi ferri, li chiamiamo così, giusto? Auri, apriamo, mostriamo un po' il contenuto, allora, perché io non so proprio come fare. Ok. Ah, queste sono le istruzioni. Quella, le istruzioni o la garanzia, non si sa. Ecco, questo secondo me è la piastra più interessante, perché ha tre pistoni.
Poi questo è un altro silurone, un siluro gigante. Auri, aiuto. Ok ragazzi, abbiamo capito che questi ferri sono di dimensione diversa, quindi a seconda delle dimensioni del boccolo verranno boccoli più grossi così o boccoli un pochettino più piccoli. Ora cerchiamo di capire come si inseriscono nella piastra. Cosa fondamentale proprio a voi che siete a casa, se avete a casa delle piastre, mi raccomando, non si fa assolutamente da soli questo lavoro. Serve la supervisione di un adulto, ok? Di un genitore, quindi non mettetevi a usare le piastre da soli perché la piastra brucia, mi raccomando. È arrivato il momento di inserire la prima piastra. Ok, abbiamo inserito la piastra qua nella spina, ancora è spento e direi di accenderlo. Vediamo che cosa accade. Ok, si è acceso. 180 gradi, 27, 29 e è partito il conto alla rovescia dei secondi. Io sono la tua aiutante. Tu sei la mia aiutante, ok. Quindi chi delle due vuole cominciare oggi? Noemi, inizierà Noemi. Ma Emi, scusami, quale piastra vuoi per prima? Sei sicura di volere questa? Io al posto tuo farei o questa qui oppure questa con le bolle. Ma per qual è meglio? Io proverei quella con le bolle. No. Vuoi questa? Vuoi provare questa a tre? Che ti fa il frisé? Cos'è il frisé? Sono tutte le ondine, tante ondine in testa. Ok, ok, proviamo questa allora. Ok, nel frattempo io ho inserito il guanto, così per cambiare il ferro non mi brucio assolutamente. Abbiamo cambiato il ferro e ora vediamo di fare le prime ondine a Noemi. La mia valida assistente che si è pinzata al petto, perché? Ora pettinerà Noemi, perché Noemi abbiamo una medusa qua in testa, scusami, dobbiamo sistemare questi capelli. Mamma, ma cosa serve questo? Brava, giusta domanda, questo è uno spray che serve per proteggere i capelli dalla piastra che comunque è calda. Quindi metto questo. Quindi tu poco prima di mettere la piastra sul capello metterai questo spray. Per ora dobbiamo pettinarli per prima. Assistente, vediamo. Ecco, perfetto. Dobbiamo sistemare i capelli di Noemi. Sei dal parrucchiere Aurora Cavaleri.family.150. Ok, va bene. Queste mollette qua pinzate qua mi piacciono, comunque. Grazie. Perfetto, capelli divisi al centro. Perfettamente divisi, molto bene, molto bene. Voilà, con un colpo secco abbiamo diviso il capello. Molto bene, e pinziamo il capello. Grande cura, bravi. Ella, che brava. Quella! Mettiamo lo spray su questa parte del capello. Attenzione agli occhi, perché Noemi, già so che finisce proteggiti. Male. No, Noemi, proteggiti. Noemi, fai così, guarda. Noemi, proteggiti. Aiuto, veramente mi proteggo anch'io. Ma non è uno scarafaggio, che glieli spruzzi dappertutto. Va bene, aiuto, ok? Ok ragazzi, prevedo una sessione di parruccheria molto molto lunga. Nel frattempo mettete un voto da 1 a 10 per la nostra parrucchiera Aurora, che mi sembra abbastanza esperta. Tutto sommato se la sta cavando bene, Dottoressa del capello, abbiamo finito? Sì. Partiamo con il primo ferro e vediamo un po' che cosa verrà fuori. Ciao ragazzi, sono qui dietro. Partiamo, mettiamo il primo capello. Ferma, stai attenta, non ti muovere. Mettiamo i capelli dentro e chiudiamo. In questo modo. E nel frattempo aspettiamo qualche secondo, non lo Mamma so. Mamma, non farli puzzare, perché sennò vuol dire che... Dici che se esce un po' di fumo, secondo te sono tutti bruciati completamente? Proviamo a vedere, non lo so. No, questo è il profumo dello spray. Che cosa è successo? Wow. Sono venuti, sono venuti. Aspetta, ferma. Ora li rifacciamo. Apro, inserisco e chiudiamo. No, guardate gira. Ragazzi, ma no, questo non devo girare, dove lo giro? Già è finita questa spazzola, andiamo avanti. Altra ciocca di capelli. Vediamo che cosa accade. 3, 2, 1, 0. Ragazzi, secondo me stanno venendo, Andiamo avanti. Sono mossi, Sono mossi. Mamma, ora tocca a me. Tra poco tocca a te, ma cambiamo spazzola, Apriamo, inzacchiamo e chiudiamo. Vediamo cosa accade qua. Vediamo.
Stanno venendo tutti i mossi, Emi. Ferma che ti finisco qua i poccoletti, ce l'abbiamo fatta. Questa parte l'abbiamo completamente finita e abbiamo un mosso, guardate il risultato, che non è esageratamente boccoloso, è un po' mosso, quindi non è troppo esagerato. Ora io direi di cambiare spazzola, quindi provare con questa e fare l'altra metà dei capelli. Vediamo come verrà. E adesso però è il momento di Aurora. Come si fa? Si prende una ciocca, ok? Solo una ciocca di capello, piano piano, e si avvolge al ferro. Proviamo. Uno, due e tre. E si tiene fermo in questo modo. Mamma, ma non ti bruci? Non mi brucio perché ho il guanto. Proviamo a tirare via un po' il boccolo, piano piano. Oh! Bello! Sta già venendo, eh? Ok, vengono mossi, vengono dei boccoli un po' più larghi. Io però proverei, invece di fare questo tipo di boccolo, proverei quello un pochettino più piccolo. Che ne dici, Auri? Sì. Ok ragazzi, abbiamo cambiato il ferro e guardate qua che super boccoli che stanno venendo fuori! Sono bellissimi! No, a me piacciono un sacco, io direi che questo è il ferro adatto per il tipo di capello di Noemi, perché stanno venendo dei boccoli bellissimi, veramente stupendi. Ora mancano queste ultime due ciocche e le proverà Aurora. Sei pronta? Sì. Ok, Aurora è pronta, ha già il guanto pronto perché quello servirà per mettere il cappello attorno al ferro. Mi raccomando, con la mia supervisione, vediamo un po'. Allora, prendilo e avvolgi il capello attorno al ferro. Brava, vai più su, un po' più su, puoi avvicinarti. Gira, gira, gira. Ma che brucia? Gira, 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 gira e tira su il capello. Brava, gira, gira, gira ancora. Ferma qui. Ce l'hai fatta! Brava! Guarda, è venuto un bellissimo boccolo. Sta uscendo un pochettino di fumo. 3, 2, 1, via! Aspetta un attimo, aspetta, attenta che ti bruci. Allora, guardate ragazzi la differenza. Questo è il lato che abbiamo fatto poco fa, tutto boccoloso, con questo ferro. Mentre invece questo lato, che è un po' frisé, è leggermente mosso, lo abbiamo fatto con questo. Ora, scrivete giù nei commenti qual è secondo voi il lato che è venuto meglio e qual è il lato che vi piace di più, ovviamente. A me piace di più l'ultimo lato che abbiamo fatto con l'altro ferro. Però scrivete giù nei commenti quale secondo voi è venuto meglio. Nel frattempo Noemi si sta andando a guardare. Ho sentito un urlo, qualcuno era contento. Emi! Cioè, sono bellissimi questi! Com'è? Sono bellissimi, sono vero? Fatti vedere bene. Poi li facciamo tutti. Questi di qua invece sono venuti proprio boccolosi, guardate anche la piega. Beh, anche a me piacciono più questi. Vero, questi sono molto più belli. Auri, ora tocca a te. Voglio È arrivato il tuo momento, dai, forza, okay. Scegli il ferro. La mia assistente ora sarà la piccola Noemi, che è già all'opera con tutti i prodotti, perché dovete sapere che Noemi è un'appassionata di pettinature. Lei si fa le treccine da sola, si fa le code da sola, fa le trecce agli altri, ogni tanto fa i capelli anche a me. È bravissima! Eccola qui che ha già preparato tutto l'occorrente con le mollettine, spray, spazzola e capelli. Ora, prima cosa da fare qual è? Separarli. Brava! Tac, lei è precisissima con queste manine piccole, con queste dita. Auri, sei preoccupata? Mi fa male. Ti fa male? Mica te li sta separando con un coltello, cioè, te li sta separando con un pettine. Aia. Ok, aspetta. Emi, manca questo pezzo, Emi. Ecco. Aia, non ho troppo. Ma non c'è bisogno che glieli giri, Non infilarglielo nel cervello quel coso lì, Aiuto, Aurora, ce l'ha fatta però.
Ok, e dopo 45 minuti siamo riusciti a separare i capelli, che adesso andranno pettinati. Bene, brava, gli sta scippando i capelli, brava, vai, 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 pettina. Basta. Bene in basso. Basta. Ok, adesso tocca allo spray. Vediamo un attimino che cosa accade. Auri, copriti. Ok, ok, perfetto. Possiamo pettinare nuovamente. Ok ragazzi, è arrivato il momento della piastra con le bolle. Vediamo come viene, Auri, non lo so. Partiamo dal basso, partiamo dalla prima bolla. Ragazzi, io questa piastra non l'ho mai utilizzata, Funzionerà? Soprattutto sui capelli di Auri? Scrivetelo giù nei commenti e fatemelo sapere. Uno, ma due, quale uno? Qua c'è un'infinità tre, di capello, cioè. 4, 5, 6, Auri, qua devi contare fino a 2000. 8, 9, 10. Vediamo. Mari, che belli. Vediamo. Non è male, Non è male. Mari, fammi. Riproviamo. Partiamo dall'alto. 3, 2, 1. Ce l'abbiamo fatta. No. Ma che bello. Non me li toccare. Ce l'abbiamo fatta. Proviamo a farne un'altra. Ascolta. Vediamo come viene. Vediamo, andiamo avanti. Ma in scuola vado con i vizi. Già stai pensando, Proviamo, partiamo sempre dall'alto. Ok. Vediamo, sto per toglierlo, ragazzi, Sì. Nel frattempo stiamo andando avanti e cerchiamo. Povera me, dopo devo lavarmi i capelli. Cerchiamo di terminare tutta una metà testa almeno. Che ne pensi? Così vediamo come viene almeno metà testa. Secondo voi riusciremo a terminare metà testa? Verranno tutti boccolosi oppure no? Beh, diciamo che sicuramente stai assomigliando. Voilà, guarda. Tararara, tararara. Ragazzi, voi avete mai fatto i ricci? È vero! Scrivetelo giù nei commenti. Fateci sapere se di solito voi, se siete lisce, vi fate ricci, o se siete ricce, vi fate lisce. Fatecelo sapere! Ragazzi, grazie a questo fantastico, questa fantastica piastra, abbiamo finito metà testa e ve la faccio vedere subito. 3, 2, 1, via! Guardate qua dietro che belli! Sono venuti super, super boccolosi. Guardate, fantastici! E ora vatti a guardare. Mamma mia, raga! No, a me piacciono un botto. Mi piacciono tantissimo. Veramente, sono proprio, proprio soddisfatta. E a dirvi la verità, credo che me li farò anche io ogni tanto. Anche se la piastra è loro e non è mia, penso che gliela ruberò. Ho sentito un altro urlo! Fatti vedere. Sono belli, No, vabbè, sono stupendi, ragazzi. Belli, bellissimi. Guardate dietro. Dietro sembra praticamente quasi riccia. Quindi più li facciamo stretti, più sembrerai riccia. Ti ridò il tuo riccio. Va bene, ragazzi. Nel frattempo noi terminiamo i boccoli. Speriamo che anche questo nuovo video vi sia piaciuto. Prima di lasciarvi, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavaleri Family e ragazzi la campanella. Brava Auri, giusto. Seguiteci anche su Instagram e TikTok, dove vi facciamo vedere un sacco, anzi un sacchissimo di altre cose. Ma ora io devo terminare l'opera. Auri, vieni che poi diventa tardi e domani te ne vai a scuola così. Ragazzi, soprattutto ricordatevi che noi siamo i Cavaleri Family. Solletico. No, attenta, senza sbattere. Solletico. Solletico immediatamente. Qua, vieni qua, dove sei? Ciao a tutti ragazzi, chiudiamo con il guanto. Devo andare a finire l'opera. Mica è finita qua. Ciao a tutti, al prossimo video. Aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavaleri Family. Ci vediamo.